Ciao ragazzi, sono Master. Musica epica per tirarci sul morale. La battaglia è ancora in corso, è dura. Sembra che il nemico non voglia arretrare, anzi avanza. Ma se rimaniamo forti, uniti e si prosegue su questa linea, per forza di cose dovrà arretrare. E quindi continuiamo così. In questo senso vi voglio fare un discorso un po' così, diciamo, prettamente filosofico e secondariamente tecnico. Cos'è che voglio dirvi? La selezione della specie dei culturisti natural. È ovvio che quando parlo di questa cosa non mi riferisco alla selezione, diciamo, in senso fisico di chi può affrontare meglio il virus, non mi sto riferendo a questo ovviamente. Questa è una cosa che è totalmente avulsa da quello che voglio dire, e quindi sto parlando della selezione della specie di chi riuscirà in questo contesto, cioè di vivere in casa, le palestre chiuse, magari anche uscire in modo molto limitato, di chi riuscirà in questi mesi, perché si parlerà di mesi, a sopravvivere, diciamo, come scopo, come mantenimento del fisico e come soprattutto scopo per arrivare laggiù il giorno che riapriranno le palestre. Tra questo momento e quando riapriranno le palestre, perché prima o poi vogliamo credere e sperare che riapriranno, c'è un periodo indefinito che in questo momento non sappiamo quanto possa essere, di certo non è a breve, possono passare anche dei mesi. Ecco, in questi mesi chi, per i culturisti naturali, sopravviverà, nel senso che arriverà quel giorno che sarà, diciamo, in condizioni tali, mentali e fisiche, da poter andare lì con una certa un certo ottimismo, cioè, come dire, io sono arrivato fino a qui, mi sono mantenuto bene e adesso posso ricominciare. Perché senz'altro molti in questo periodo molleranno tutto, potrebbe iniziare anche un decadimento fisico, cioè un'inversione di tendenza. Se prima magari vi allenavate e mangiavate bene per diventare magri e muscolosi, adesso può darsi che molti si lasciano andare, non si allenano più, sono depressi, mangiano, si ingrassano. Ecco, questa è la selezione della specie. In questo senso bisogna considerare due fattori che possono incidere. Uno è prettamente tecnico, e adesso ne parlerò, e l'altro è prettamente mentale, filosofico. Il fatto tecnico qual è? Selezione della specie qui verrà fatta nel senso che c'è chi avrà più mezzi per allenarsi e chi no. Ci sono alcuni che già da prima, a prescindere, si allenavano a casa per scelta di vita, ok? Cosa che io non ho mai approvato, perché secondo me la palestra è un top assoluto, non solo in senso tecnico, ma anche proprio come confronto sociale, comparazione. Bisogna stare in mezzo ai propri simili per fare la comparazione e essere motivati. Ma detto questo, quindi avevo scelto di non allenarsi in palestra e avevano fatto, si sono costruiti a casa, avendo il posto e i mezzi, una piccola palestrina, bene o male. Conosco anche molti dei nostri ragazzi che hanno a casa una bella palestra, molto attrezzata. E quindi ecco che queste persone qui sicuramente dal punto di vista tecnico hanno un grande vantaggio, perché potranno continuare a allenarsi esattamente come facevano prima e mantenere i loro standard fisici. E magari anche migliorare in vista dell'estate, perché per loro non cambia niente sostanzialmente dal punto di vista tecnico. Questi sono, diciamo, gli avvantaggiati della specie, diciamo così. Poi c'è una via di mezzo, che sono persone che, bene o male, a casa hanno delle attrezzature, perché hanno detto: casomai non mi alleno, faccio qualcosa a casa, e hanno un minimo di attrezzatura che possono essere appunto manubri, bilanciere, una panchetta, proprio il minimo, no? E questi qui, in un certo senso, anche loro conservano un po' di vantaggio rispetto ad altri, nel senso che quantomeno anche con questa minima attrezzatura ci si può allenare in modo abbastanza efficace, quantomeno per mantenere, non certo per fare progressi di massa e forza, questo no, per mantenere. Tra l'altro io sono in questa categoria, quindi
Io mi sono sempre allenato in palestra e sempre ci andrò appena sarà possibile. E in questo momento mi alleno con Home Gym, diciamo tutto il sistema tratto dal mio manuale. Quindi io in questo momento ho due manubri, un bilanciere e una panca e questo faccio. Ho messo anche ieri una foto, l'altra volta ho messo la foto del pompaggio del busto, ieri ho messo le foto delle gambe e in questo momento va tutto bene e sono convinto di riuscire a mantenere tutto al meglio e questa è la mia nuova missione. Vi dimostrerò come mantenere tutto al meglio solo con un minimo di attrezzatura, due manubri, una panca e un bilanciere. Questa è, diciamo, la mia dimostrazione che vi darò per farvi vedere che funziona. Anche perché qui non ci sono trucchi, cioè le palestre sono chiuse, io mi alleno così, questo è, non ho altro modo. Poi c'è un'altra categoria, diciamo, i più svantaggiati, sono quelli che non hanno niente, perché non hanno mai avuto in casa manubri o bilancieri, magari adesso che li vorrebbero sono pure esauriti, non hanno niente, e quindi per loro rimane solo il fatto di allenarsi a casa con allenamenti sia a corpo libero sia di altre, diciamo, ma sostanzialmente per cercare di mantenere un minimo di forma generale. E qui dal punto di vista culturistico il discorso è un po' decaduto, qui si parla solo di mantenere un po' la forma in questi mesi che uno non può fare molto, ma anche questa è una motivazione, ok? Ecco, quindi come vedete già dal punto di vista tecnico la selezione della specie del culturismo naturale è variegata. I vantaggiati, i medi vantaggiati, gli svantaggiati. Questo dal punto di vista tecnico e anche questo farà la differenza. Nel senso che col passare dei mesi anche qui si vedrà una differenza fisica. Poi c'è l'aspetto più importante però che è quello mentale, cioè quanti riusciranno a mantenere motivazione per continuare a allenarsi in un contesto del genere, considerando anche poi tutti i problemi annessi che ci sono intorno, economici, lavoro. Tanti problemi, eh? Come si fa? Magari poi qualcuno ha avuto anche dei parenti che sono stati colpiti dal virus, quindi già mentalmente, o forse qualcuno fra noi e se stessi sarà colpito dal virus, chi lo sa? Ecco, però diciamo, a prescindere adesso dalla sfortuna o meno di essere contagiati, il punto è proprio mentalmente uno si trova in una condizione che dice, chi me lo fa fare di pensare a mantenermi in forma in questa situazione, depressione, sono sempre a casa. Quindi molti probabilmente, anche dal punto di vista mentale, non tanto per la mancanza di mezzi tecnici, molti molleranno. Io questa cosa l'ho sempre vista nella storia del culturismo. Già con le palestre aperte, tanti sono partiti gasati. Sì, dai, facciamo il fisico, super fisico, partono, magari migliorano anche, però poi nel tempo, per vari fattori della vita o loro stessi, la maggior parte poi mollano tutto. Pochi continuano fino alla fine. E qui accadrà la stessa cosa. La cosa peggiore che possa accadere è andare in uno stato depressivo, non fare più nulla, mangiare, perché il cibo diventa una compensazione, eh? E quindi lo stato fisico peggiorerà sempre di più, perché non si scappa. C'è il circolo virtuoso, che voi quantomeno fate un minimo di attività fisica, anche improvvisata, mangiate bene, non troppo, e mantenete un buon stato in attesa di tempi migliori, e c'è chi invece si lascia proprio andare, quindi circolo vizioso, depressione, mangiare, ingrassare, quindi più depressi, più cibo e più ingrassare. Si entra dentro un circolo pericolosissimo, si può diventare sovrappeso minimo o peggio anche obesi. Allora ecco adesso cosa, quando vi dico la selezione della specie, ci sarà il fattore tecnico, sì, ma quello si può ovviare. In qualsiasi contesto il fattore tecnico si può ovviare e noi siamo qui anche per questo, perché stiamo seguendo tanta gente che chi ha i mezzi sufficienti per allenarsi, chi li ha medi con Home Gym e chi non ha niente, abbiamo strutturato un sistema di mantenimento della forma fisica abbastanza efficace e quindi dal punto di vista tecnico in qualche modo chi vuole può ovviare. Il problema è la resistenza mentale. Di resistere e andare avanti, questo è quello che farà la selezione della specie. E quindi quando riapriranno le palestre, perché prima o poi riapriranno, noi abbiamo la speranza di crederlo e stiamo lottando per farlo tutti, quando riapriranno ci sarà chi andrà lì sapendo che ha fatto quello che doveva fare, si troverà messo abbastanza bene, pronto per ripartire, per volare. E c'è chi magari nemmeno ci andrà più in palestra, perché molti poi si vedono talmente
hanno perso proprio interesse, oppure c'è chi ricomincerà dicendo vabbè, ripeto le partite, ricominciato, ma sarà in una condizione fisica molto penosa e sarà molto più lungo di rimettersi in forma. Questa è la situazione, selezione della specie. Voi cosa farete? Dove siete voi? Come vi considerate? Io sono qua per dimostrarvi come anche con un minimo di attrezzatura Master manterrà il suo super fisico. E questo lo faccio anche come sempre, qualsiasi impresa ho fatto, qualsiasi missione, la faccio per darvi la motivazione e farvi vedere che cosa è possibile fare, affinché se un uomo lo ha fatto questa impresa, altri lo possono fare. Ok? Quindi io vi ringrazio e vi dico, teniamo duro, andiamo avanti e non mollate mai. Master è con voi, ogni giorno, al top.